Siamo qui a Vallelunga per la Sport Academy, c'è qui con noi Danilo Coglianese, ufficio stampa BMW Italia, che adesso ci spiega come funziona il progetto e il programma Academy. Ciao Giorgio, la Sport Academy nasce quest'anno insieme al lancio della S1000RR ed è una scuola guida riservata a chi ha già una discreta esperienza di pista e vuole migliorare e imparare a guidare anche utilizzando tutto il potenziale della S1000RR. La giornata si svolge con una prima parte in aula in cui viene spiegata la moto, la tecnologia, l'elettronica e tutti quei sistemi che aiutano nell'utilizzo della stessa in massima sicurezza, perché è la più potente, ma ricordiamo anche la più sicura moto nella categoria delle 1000. Dopo la breve introduzione teorica, il gruppo viene suddiviso in vari sottogruppi di circa 5 persone, 5 allievi. Ogni 5 allievi ci sarà un istruttore che chiaramente accompagnerà il gruppo per tutta la giornata. Sono previsti 14 turni, per cui suddivisi in turno di pausa e di riposo, sono 7 turni per ciascun partecipante, e la cosa interessante è che nel momento in cui si esce di pista per il debriefing si potrà utilizzare, grazie a delle microcamere montate sulle moto a disposizione della scuola, dei video per valutare, per far sì che l'istruttore possa valutare e dare gli opportuni suggerimenti per migliorare lo stile di guida. Va detto che questa cosa qui è una cosa nuova, per esempio altre Sport Academy non la fanno, e rivedersi per esempio in video consente sia all'istruttore di aiutarti a capire e correggere tanti errori che tutti facciamo, ma anche a te stesso di riguardarti e quindi capire meglio quali sono i punti in cui devi migliorare. Poi volevo dire una cosa, questa motocicletta qua in particolare ha un'elettronica straordinaria che aiuta a gestire l'enorme potenza in qualsiasi situazione, quindi parliamo di pioggia, parliamo di traffico, parliamo dei sampietrini, parliamo di qualsiasi cosa. È veramente un passo avanti notevole, importantissimo, che credo che unito alla scuola che voi fate in qualche modo permette all'utente di guidare veramente in tutta sicurezza. Al momento siamo i primi ad aver offerto questa tipologia di elettronica, un controllo di trazione evoluto che utilizza i giroscopi per poter valutare esattamente l'inclinazione della moto su tutti e quattro gli assi. Questo vuol dire che l'intervento è chiaramente commisurato ovviamente all'apertura del gas, quindi all'aderenza dei due pneumatici, ma all'inclinazione, piuttosto che anche funzionando come anti-wheel all'eventuale chiaramente impennata dovuta ad un eccesso di potenza scaricata dal retrotreno. È veramente una moto che dà una confidenza straordinaria. Volevo soltanto dire un dato: l'ABS per esempio fino a pochi anni fa pesava 7,5 kg. BMW adesso è riuscito a fare un ABS, diciamo dall'impressione che ho avuto per esempio io personalmente, assolutamente race, assolutamente sportivo, a poco più di mezzo chilo. Danilo, sbaglio? No, in realtà sono 2,5 kg comprensivo di tutto l'impianto, tubazioni e quindi tutto quello che ne deriva. E ovviamente viene utilizzato questo sistema come struttura su cui poi viene poggiata tutto il resto dell'elettronica di cui abbiamo parlato prima su questa moto. Quindi utilizza lo stesso hardware, a cui vengono aggiunti appunto i giroscopi di cui dicevamo prima, e questo con un risparmio complessivo di peso molto interessante. Ringraziamo l'amico Danilo Coglianese. Grazie, Giorgio. Buona Sport Academy a tutti e buon divertimento in tutta sicurezza con BMW.